due youtuber di troppo oggi parla di una notizia bellissima. Non so se hai visto, ma la Marvel ha annunciato tutti i suoi film fino al 2078. Martellone direbbe bucio de culo. Bucio de culo. Per esempio, nel 2063 ci sarà Capitan America 14, in cui Capitan America combatterà contro Beppe Grillo. Contro Beppe Grillo e Casaleggio in combo. E anche Renzi. Però poi c'è lo spin-off che è proprio. Lo spin-off che è Capitan Grillo. Capitan Grillo che lui combatte invece contro lo sporco impossibile. Cioè, vedete, mentre tipo il sangue che non si lava mai, è per quello là. Mentre ho letto quali sono le attrici candidate per interpretare Capitan Marvel, che io credevo fosse un uomo, invece è una donna. Scopro che è una donna. È una donna. Per dire quanto siamo appassionati. Forse Gemma Arterton, grandissima AFI. O forse anche pare Geggia Arterton. Geggia. In questo piano quinquennale, Capitan America 3, Civil War, The Avengers 3 parte 1, 3 parte 2, che è Infinity War. Sì, ma sai con Thanos da morire. Thanos da morire, ma sai quello che attendo tantissimo? Quale? Thor Ragnarok. Ragnarok. Che sembra un personaggio del Signore degli Anelli, Ragnarok. Il ragno che vuole mangiarsi Frodo e Sam. Esatto. No? Ma allora, invece, di cosa parliamo oggi? A noi della Marvel non ce ne fotte una mazza. Anche perché siamo, come spesso ci capita, a zona San Paolo. Stiamo per andare a Viale Trastevere 112 a Roma per la diretta della nostra trasmissione radio Popcorn da Tiffany. E credo che lì ne parleremo nella di nostra nella nostra puntata numero 169. Parleremo della Marvel. Anche perché parleremo di Guardiani della Galassia. Quindi Marvel. In questo vlog, no, episodio numero 7. Episodio numero 7. Se non l'ho detto, non l'ho ricordato. Dopo Ultron, di cosa parlano i due youtuber per caso? Walking Dead Season 5. Ma io non l'ho vista la season 5, come facciamo? Sai che mi è venuto il dubbio, è season 5 o season 4? No, 5. 5. Quindi quinta stagione di The Walking Dead. Ok, io non l'ho vista. Perdo. Io ho visto i primi due episodi. Ok. E devo dire infatti che il primo diretto da Greg Nicotero, che è il bravo, il maestro degli effetti speciali americani. Cioè, quando vedete un bel effetto speciale di sangue di Nicotero, tipo quelli dei film di Romero, è lui. Bravo. Credo che abbiano centrato la strada giusta. Ma io faccio questo episodio, diciamo, da voce fuori campo. Cosa stracacchio sta succedendo, visto che ancora non l'ho vista le puntate? E in pratica adesso loro si stanno per incamminare verso Washington, perché sì, ci dovrebbe essere la soluzione a questa epidemia. Ah sì? Non ci credo moltissimo, però niente. Alcuni personaggi ritengono che Washington. Lì a Washington ci sia la salvezza. Ma c'è la, come si chiamano, i cannibali? Il primo episodio della quinta stagione si riallaccia ai cannibali. Ok. C'è una grande battaglia, esplosioni e via dicendo. Michael Bay. Funziona il primo episodio, sì. Funziona anche il secondo, sono fatti molto bene. E furbissimamente, sì, hanno rimpolpato le fila, quindi ci sono molti personaggi da sacrificare nel corso di questa quinta stagione. Anche perché nella quarta qualcuno moriva. E anche in questo inizio della quinta stagione qualcuno. Non facciamo spoiler. Non facciamo nomi, niente spoiler. Per esempio, Frodo non muore. Frodo non muore. Okay. Ma Ragnarok? Ragnarok ha più problemi. Quello potrebbe morire. Io ti faccio una domanda, così ti inserisco nel discorso. Perché se no potrei parlare della quarta stagione. No, anche perché la notizia è che è iniziata la quinta stagione. No, la notizia è che già sarà rinnovata sicuramente la sesta e 9 su 10 anche la settima. Ecco, io incentrerei questo vlog proprio su questo tema, ovvero perché The Walking Dead ha ottenuto e probabilmente otterrà tutto questo successo. Ma è il motivo perché per cui è divertente da vedere, però qualitativamente parlando ci sono molte serie più belle. Ok, diciamo che AMC è riuscita a cavalcare l'onda, no? Perché come al cinema, anche un filmetto come Annabelle, sì, guadagna 150 milioni di dollari. Allora vuol dire che l'horror funziona sempre. L'horror ha uno zoccolo duro di fan che non tradiscono mai. E gli zombie funzionano sempre. Gli zombie funzionano ancora di più. E in televisione erano, prima che partisse The Walking Dead, erano veramente anni
Ma anni vedi che non si vedeva una serie horror. E sai come si chiama il capo degli zombie? Come si chiama, Romero? Ragnarok. Ragnarok, ma che è un ragno morto. È un ottimo nome per il capo degli zombie. Esatto, che però gli zombie nell'episodio non hanno nome. Invece in questo caso... In questo caso lui ce l'ha. Ce l'hanno. Quindi questo successo è quello dell'horror. Gli zombie hanno tantissimo successo. In più, di solito in televisione l'horror era un horror un po' così. Io mi ricordo c'era la serie di Venerdì 13 che era un po' bambinesca. Qui c'è sangue, ci stanno braccia strappate. Cioè è l'horror quello proprio ignorante che piace molto al pubblico e quindi successo. In più AMC è riuscito a piazzarlo benissimo nel palinsesto. Quindi in un momento in cui serie maschie ce n'erano poche, e allora il successo era inevitabile e meritato. Tra l'altro un successo che è anche come dire, è accentuato dal fatto che potrebbe arrivare uno spin-off. Sì, dovrebbe arrivare anche lo spin-off. Lo spin-offo, cioè, lo spin-offo, giusto ribadire, anzi importante più che giusto, importante ribadire quanto stia ottenendo a livello di ascolti The Walking Dead. Record su record, decine di milioni di... cioè fa concorrenza alle reti in chiaro, diciamo, con essendo una rete invece via cavo, cioè numeri, come, numeri molto è come grandi. Se in Italia Gomorra facesse 8 milioni di spettatori, che sono quelli che fa Don Matteo. La vedo difficile, però The Walking Dead ci riesce. Ma te lo immagini crossover Gomorra Don Matteo? Cioè tipo, come si chiama? Don Matteo ce la può fare a risolvere il caso. Salvatore, come si chiama lì? Don Ciro, adesso i nomi mi sfuggono. De Fritture. De Fritture che vada da Don Matteo e gli dà la soluzione. Bello. Comunque, una pallottola nel cuore con Gigi Proiettile. Una pallottola nel cuore con Gigi Proiettile. Gigi Proiettile, oggi siamo in formissima. Ah, guarda, vai. Oggi siamo in forma. Non lo so, io qualche dubbio ce l'ho. Ma sul prosieguo? No, su questa quinta stagione sono leggermente ottimista. Beh, sei partita bene. Più che ottimista. È partita bene, quindi. Però su larga scala ho l'impressione che proveranno a spremerla questa serie fino all'infinito, fino all'impossibile, fino all'inverosimile. Anche perché i fumetti vanno da una parte, la storia va dall'altra, quindi ti devi inventare storie sempre diverse. Hai notato che sono sempre io quello pessimista? Sì. Quello che butta il dubbio. Ma tu sei un po' così, tu sei un po' il Ragnarok di Popcorn. sono il Ragnarok di Popcorn. Ma che cazzo è Ragnarok? Non lo so, lo scopriremo nel 2028. Amici fumettofili, ci scrivete sotto nei commenti chi diavolo è Ragnarok. Sarà il nuovo cattivo di Thor. È nel 2103. Nel 2075. Ma quello che è, diteci chi è, cioè che fa nella vita Ragnarok, che... sulla carta d'identità che ci ha scritto. Chiudiamo, dai, con, anche perché non possiamo tirare avanti un vlog su The Walking Dead fino alla radio. No, e soprattutto io che ancora non l'ho visto. Ecco, te che non... Ma non è quello l'importante, ma... perché non è la quinta stagione in sé. No, è Walking Dead come serie. Esatto, come è The Walking Dead come prodotto, perché rischia di andare a saturare l'intero mercato delle serie TV. E poi un altro aspetto, anche perché se tu ci pensi, un altro aspetta che questo è interessante, un'altra cosa che si collega anche a YouTube, ovvero The Walking Dead è il regno del flame. Ah, beh, c'è certo. Gente che guarda The Walking Dead solo per andare a rompere le scatole a chi guarda The Walking Dead perché gli piace. Quasi più di Game of Thrones. Sì, forse di... È una bella lotta, eh. Una bella lotta perché Game of Thrones ha una base di fan del libro molto più forte. Invece The Walking Dead sono quasi, cioè la grande maggioranza sono fan della serie, non dei fumetti. Quindi sì, resta comunque la sensazione, che non è una sensazione, è la realtà dei fatti. Io dopo 2-3 stagioni mi accorgo che The Walking Dead mi fa schifo. Non lo guardo più. Invece alcuni hater si divertono. Non ho messo la S. Bravo, sei un sono grande. Stato bravo stavolta. Alcuni hater lo guardano solo per poi andare nelle bacheche di chi ama The Walking Dead e scrivere che schifezza, che... Ma la vita non è tanto breve. Non stiamo parlando a ciaboni, eh. No, anche perché io a domanda a Fabrizio ti ho risposto e infatti ho smesso di guardarlo. Quindi A, bravo Ciavoni. Bravo Ciavoni. B, Ciavoni ha sempre ragione a prescindere. Io ho scoperto che Ciavoni ha sempre ragione, ma non dice mai la verità. Si possono conciliare queste due cose? Assolutamente sì. Sì, se sei Fabrizietto Ciavoni. Applausi per Ciavons. Ciavoni meglio di Ragnarok. The Walking Dead può arrivare a 7 stagioni, 8 con 5 spin-off. Noi però più di 10 minuti credo che non reggeremo. No.
Io ho la sensazione che supereranno le 10 stagioni. Ma dici? La butto lì. Troppi soldi, troppi ascolti, troppi spettatori, troppo share, troppo tutto. Troppa share che ha detto che vuole cantare, share. Nella serie? Nella serie, fa la morta vivente e peraltro il fisico glielo permette. E c'è anche l'Afi, in The Walking Dead. Che però di solito muore. Ma chi è rimasto in vita di Afi? C'è la Cohen, mi sembra. Ah, beh, l'unica Afi rimasta in vita. Tra l'altro non so se avete visto... Afi, la Cohen. Non so se avete visto le sue foto, non mi ricordo se era su Vogue o su Maxim, alla faccia della morta viventa. Quindi The Walking Dead ci piace, però dopo un po' basta. Come Nolan, ci ha leggermente rotto il... Ma a me no, a me non mi ha rotto Nolan. No? A me no, anzi... Ma tra poco... Non temete, non pagheremo il biglietto. Graucio non paga il biglietto per Interstellar. Una recensione, un video a cazzo di cane anche ci sarà quello. Tutto. Però per Nolan questo è altro. Però martedì sera, quindi voi lo vedrete tipo il giorno dopo, due giorni dopo, appena usciti dalla sala faremo una roba. Stiamo arrivando Cristo. Stiamo arrivando. Vabbè, buona serata. Buona serata. Ciao. Alla prossima. Ciao.